La situazione è completamente sfuggita di mano. Potrebbe essere presto, potrebbe essere tardi, ma in realtà è tardissimo, perché sono le 14.58 del 17 novembre. Questo video non lo vedrete alle 14.30 del 17 novembre, perché è impossibile per me andare indietro nel tempo per ora. Ma queste giornate esistono anche per fare in modo che voi non solo riusciate a passare dei pomeriggi pazzeschi, ma anche delle serate incredibili. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio secondo canale. Oggi ennesimo appuntamento meraviglioso con Pokémon Bianco, se non sbaglio numero 23, 24, non lo so, i centimetri potete deciderli voi senza problemi. Probabilmente è sera, farò di tutto per metterlo alle 6, ma non ci riuscirò mai, saranno le 8 più o meno. Fatemi sapere nel vostro fuso orario che ore sono. Prima di iniziare, ovviamente, non so se avete seguito le ultime ricerche scientifiche, ma praticamente hanno mostrato le differenze che ci sono tra chi non mette like e chi mette like. Questo è chi mette like. Ok, cioè se voi non mettete like siete così carini, cioè dolci, no? Non stupite troppo le persone, la gente al massimo può dirvi che siete simpatici, ma nel momento in cui andate a mettere like la situazione cambia totalmente, la situazione diventa mastodontica, la situazione diventa enorme. Scegliete voi come volete essere. Vuoi essere così? Vuoi essere così? Frate, metti like. Detto questo, io vi do il bentornati a Unima, ma soprattutto ad Unima. Eravamo arrivati qui, nella zona più outzoomata del mondo, Foresta Bianca. Ma fammi vedere un attimo la direzione che stiamo prendendo nella nostra vita, perché non è che sono troppo convinto. La Foresta Bianca, centro poche trasporto, vai a capire che roba è. Ah, no, sì, fermi tutti. Fermi immediatamente tutti. Sti cazzi della foresta, stiamo fermi, devo tornare indietro. Voi direte, perché Dreddone? Perché? Perché? Perché sono un coglione. Voi direte sì, lo sapevo, ma nello specifico perché? Perché qui ho saltato una zona, mi avete detto. Qui mi avete detto che c'è una zona, mo non mi ricordo come si chiama. È il tempio abbondanza, frate. Che lo lasci là, sei completamente fuori di testa, usa questa cascata. Ah, ovviamente non ho allenato nessun Pokémon, non ho cambiato le cose, addirittura non ho letto i commenti questa volta, sono una persona terribile, terrificante, però li leggo, li recupero. È che sti giorni ci ho avuto molte difficoltà a stare dietro alla vita. Mi dite qual è la cosa con cui fate più fatica nella vostra vita? Per esempio, io è l'organizzazione, cioè se devo fare una cosa la rimanderò, questo si chiama procrastinare, fin quando non avrò più tempo. Questa è una cosa che odio il più della mia vita. Ma avete detto, devi usare cascata. Ma dov'es? Lo troviamo, eh? Devi trovare devi usare cascata. Ah, eccolo, è questo, sicuramente. Tempio abbondanza. Ah sì, cioè stavamo saltando una parte fondamentale. E in più mi avete detto che le rovine subacquee, come si chiamano, hanno un percorso che però è quasi impossibile da fare senza le guide. Quindi dopo bariamo, ovviamente non è vero, lo studiamo e andiamo a prendere gli oggetti, gli oggettanti. Perché mi avete detto che ci sono oggetti ricchi. Oh, lancia fia... E questa è gigante. Ah no, Yale già la sa. Allora è inutile. Allora vediamo un po' questo tempio abbondanza, che sinceramente non posso, non comprendo cosa sia. Non so che cos'è, ovviamente non ci ho mai giocato. Oh no, che dice il creatore di Spider-Man, che non mi ricordo come si chiama, che però è morto. Questa regione è protetta dall'Andorus. Oh no, Pokémon leggendario, che assicura terreni fertili abbondanti. Raccolti, scusami. Vai anche tu al tempio e porgere il tuo saluto. Ah, è tipo una divinità, la divinità del luogo. Quante divinità ci sono in questo gioco? Sì, 800. Là ho visto che c'è un allenatore che però non andremo ad inculare per ora. Mazza quanto sei brutto, Bronzong. Che schifo, sì. Oh, ma è pieno di allenatori, quindi non è un tempio e basta. A filo dente. Non è un tempio e basta, è un tempio protetto da allenatori. E tipo qui a che serve questo luogo? Ah, ecco a che serve, hai visto? Un cazzo, che era inutile. Che non sta qui, devo rifar giro, bravo, 3-2, GG. Tanto sarà uno strumento di merda. Mini fungo, fondamentale, grazie. Meno male che lo siamo andati a prendere. Che fa? Che fa? Lei non è un'allenatrice, mi dà una quest. È un'allenatrice, che spavento. Immagino. Non avvicinarti da dietro così all'improvviso. Boh, sì, cioè nel senso non è boh. Comunque quello che vorrei fare è portare i Pokémon al 65 più o meno per Camilla. Questo ho pensato, perché altrimenti diventano veramente giganteschi. Certo, poi mi avete detto che mi servono anche per la Lega, ma nel corso del tempo va bene allenarli. Ma se devo allenarli apposta per farli diventare dei mostri giganti, inutile. Ho scritto delle cose sul muro, vandala di merda, ma non te le lascio vedere, sono i miei segreti. Ossia un muro. A parte non c'è il muro, è una roccia. Vabbè. Ma dove eres l'entrata del tempio abbondante? Come si entra? Dove devo andare? Allora, vediamo un attimo sto posto fatto di... Oh, caramella rara. Meno male, sì, perché se no stavo in difficoltà senza caramelle rare. A parte è pieno di strumenti nascosti. E non è... Non mi dica il tempio abbondanza è questo. Non c'ho voce, regà. Perdonatemi, veramente. Sembro uno dei 85 anni che sta a morire. No, non credo sia questo il tempio abbondanza, dai. C'è un tip... Cioè, questo è il tempio? È una casa per gli uccelli, frate. C'è un piccolo tempio... E quindi? Che si fa? Ma là si può andare? Ma come ci arrivo? Ma che vuol dire? Scusa un attimo, eh. Impossibile che sia solo questo. Non mi avreste mai detto vai al tempio abbondanza se è solo questo, sì. Strumentanti, strumentopoli. Oh, distorto zona. Non mi frega un cazzo, frate, te lo giuro. La cosa che meno mi interessa della vita mia è distorto zona, penso. Sì, è finito? Impossibile. Non è che è de notte, eh?
Mannaggia al cazzo sta voce, oh. Oh, cropo. Allora, ho barato, ho letto su Google, ma ci deve aver l'arti due stronzi, sì. Tornato a Settundurus ci deve aver per catturare l'altro stronzo. Cioè, adesso questo luogo è inutile? Che palle, ogni cosa che devo fare mi sento che sto a sbagliare, perché sicuramente poi voi mi direte non si fa così, ci avrà un'altra cosa da sapersa, stupido. Sì, io sto in difficoltà. A parte come ci arrivo là? Come dove sta questo strumento? Scusa un attimo, ma mi piace ogni tanto che ci stanno questi episodi secondari con missioni secondarie. Dov'era lo stronzo? L'altro Pokémon gigantesco leggendario, dov'era? Quello che ho ucciso per sbaglio? Ma che ve lo chiedo a fare? Non mi potete rispondere? Sì, io mi ricordo che era tipo in zona. Scusa un attimo, giusto per vedere, no? Cioè, giusto per fare un passo in avanti verso quel... No? Tecnicamente io l'ho massacrato, l'ho distrutto, umiliato. Non è più tornato a casa. Il fatto è che non mi pare piovere. Piovi! Eh no, sì, ma non piove. Ma l'ho distrutto, ma non può più nascere. Oppure va in giro. Io questo l'ho massacrato, sì, ma non tornerà mai più. Sembrate stanchi, meno male, che culo, dai. L'episodio dei Pokémon sarebbe se la gamma non se ne andasse via, mortacci mia. Però la signora mi dice: la mattina a sud, la notte a nord. Passa verso... Raga, scusate, aspetto un attimo, 8 ore che diventa notte. Bene, ho aspettato 8 ore. Ma non mi pare. Che non diluvia? Verso sera, un po' prima. Devo tornare indietro un attimo nel tempo, raga, scusatemi. Immagino che si appare più... Ok. Io però non mi faccio inculare da te, figlio di puttana, un'altra volta, perché oggi è il giorno in cui tu entri nella mia cazzo di palla. Non è lui? Non lo troverò mai, lo sappiamo, no? Assurdo, hai visto come sono riuscito a tornare indietro nel tempo, raga? A pazze... No, perché non piove? No, perché non piove, sì? Perché non piove più adesso? Se n'è già andato? Com'è possibile? Non mi piangiro, no, frate? Fanculo, coglione di merda. Fatti catturare! Una volta ti ho ucciso, un'altra volta ti ho disintegrato, questa volta ti catturerò. Al 40 però non ho le Velox Ball. Possibilmente qualsiasi cosa faccio lo massacro, secondo me. Possibilmente lo massacro con ogni cosa. Mi serve Gobbo, sì. A meno che lui non mi tocchi e venga paralizzato da alluce. Ma io so una testa de cazzo. Io so una grande testa de cazzo. È la prima volta che apro il Pokédex. Me lo dice dove sta? Zona, come zona ignota? Ma come zona ignota? Cioè, tu devi andare in giro a caso? Stai a scherzare? Ma frate, vuoi sapere come si cattura? Vuoi sapere come si fa? Lo vuoi sapere? È il metodo gigante. Vuoi vedere come si cattura la leggenda, il Pokémon del tornado? Guarda, Allora, sicuramente sta nel primo quadratino. Quindi tu fai salva. Questo è un piccolo tutorial su come barare. Sì, sono un ragazzino. È un problema per te, non credo. Ma io posso fare direttamente anche da qua, secondo me. Tu dici, sei un coglione? Sì! Sono un coglione, sì. Stiamo qua, nessun problema. Guarda. No, non manco accelero. Tu pensi che comunque c'hai tipo una speranza, sì? No, forse non funziona così bene. Hanno fixato il bug? Hanno aggiornato nel 2022 questo gioco? Perché non ne fa manco una? È una Velox Ball, frate. No, frate, non si può fare. Mi è sconfitto. Tocca paralizzarlo. Tocca fargli via la 104. Fammi mettere la zebra. Adesso ti paralizzerò, ok? Tu poi andrai in giro un po' paralizzato, un po' no. Però ti assicuro che ci sono dei vantaggi in questa cosa. Sperando che attacchi prima tu. Ok. Bravo, frate, adesso è paralizzato per il resto della sua vita. Lo possiamo curare solo noi. Vai, fuggi, coglione di merda, va benissimo. Goditi la tua paralisi, imbecille. Tu mi stai dicendo che il Tempio Abbondanza, purtroppo l'abbiamo visitato, ma non capisco a che serva. Cioè, nel senso, c'è quel Pokémon lì, però per averlo bisogna avere Tundurus e quell'altro. Se non sbaglio, ditemi se sto sbagliando qualcosa. Quindi il Tempio Abbondanza è effettivamente, non ti dico che è inutile per adesso, però sì, non posso farci niente. O sbaglio. Quello che possiamo fare è, a parte ci manca solo la Foresta Bianca e poi abbiamo terminato tutto quanto, ma non lo andiamo a fare adesso, perché adesso andiamo a fare un'altra cosa. Perché sono pazzo, sono folle, sono completamente impazzito e l'unica cosa che mi potete dire è: ah, oh, stai fermo. Posso farvi una domanda, sì? Allora, domanda tecnica. Praticamente all'interno delle rovine subacquee, o come si chiamano, sotterranee, vabbè, ho visto che quelle scritte lì in stile unknown, se hai delle note di Gesis, che immagino si prendano dopo i 7 saggi, te le traduce in italiano. Io non vorrei barare per fare quella cosa, nel senso vorrei provarci a farla da solo, perché mi avete detto che è diviso in più piani, però c'è un limite di 500 passi e un percorso specifico da fare. Mi avete detto che è molto difficile, ma non vorrei barare, quindi fatemi sapere voi se mi servono le cose, cioè se posso farlo effettivamente da solo, anche perché ho visto che mi serve tipo flash. Sinceramente adesso preferirei in realtà fare la Foresta Bianca, vi dico, posso dirvelo, se famo la Foresta Bianca, perché so curioso. Se mi spiegate il tempio e le rovine, se mi servono le note di Gesis o qualcosa, o se comunque mi conviene barare perché è impossibile farlo da solo, io baro senza problemi, sì, però voglio la vostra autorizzazione, perché sennò mi cagate il cazzo. Che alla Foresta Bianca ci sono trasferite un sacco di persone dalla città nera.
nera. Basta invitarle, arrivano a frotte. A frotti. Prova a invitarle anche tu se ti trovi a passare nella città nera. Frate, la città nera non credo che da noi esista. Non te lo volevo dire, ma non esiste. La zebra, sei stato veramente inutile. Vai via. Arrivate sto pezzo di merda. Ok, la foresta bianca è l'ultima cosa che dobbiamo vedere. Ed è l'ultima roba che ci è rimasta per esplorare al 100% tutta questa regione di Unima. Unima e Unima, sono emozionato. La dalla entra, fatemi fare un giro di ricognizione per vedere che... Ma questi sono allenapuppole? Me sa di sì. Vabbè, sì, però che sfiga. Un quadrato un po'... Oh, Togepi, GG. R5. Ma come R5? Non c'è niente. Qui è collegato dall'altra parte, immagino. Percorso 15. Ah sì, c'è l'ultimo ponte. Oh no, anche il bosco smarrimento non l'abbiamo fatto, mi sa. Ah no, manca ancora un paio di cose. Ok, ok, va bene. L'esplorazione non è terminata qui. Allora, torniamo all'inizio. Cioè, all'inizio non del gioco, perché sarebbe scomodo. Con tutti questi alberi attorno è come se corpo e spirito diventassero tutt'uno con la natura. Vabbè, smetti di drogarti, frate, perché te sta a far male. Lara, è bello mettersi in viaggio senza avere una meta. Perché hai un nome? Anche se forse un minimo di obiettivo sarebbe meglio averlo. Perché Lara c'è il nome? Chi è Lara? Lara Croft, finalmente, anche qui. Che tranquillità, si sta proprio bene. Vabbè, questo è un posto di drogati. Ma non allenano? Antonietta, qui si dice che ci si può rilassare. Come insegna l'aromaterapia, il profumo di alberi ed erbe ha un effetto calmante. Sono drogati. Uno che allena, uno coi Pokémon. Ah, frate, non è possibile che la città emblematica, cioè il posto emblematico di questo gioco è inutile. Sicuramente nasconde dei segreti. Betta, vabbè, sì, ma... Dall'amore della terra nasce una natura rigogliosa. Grazie, madre terra. Gli uomini finiscono per essere attratti da quello che essi stessi costruiscono. Mi manca la città nera. Ma come? Tornaci, no? Boh, non dicono effettivamente niente, raga. C'è una casa sola. Una casetta in Canada. Sì, c'è solo questa. Sicuramente qui dentro c'è il segreto della foresta. Mo non vorrei di cazzate, ma mi sa proprio di sì. E infatti sì, un sacco di gente. Ti va di venire a raccogliere bacche? Ma che cazzo dici? Devo ancora raccogliere bacche? Per preparare il pranzo. Frate, dimmi che tu mi dici qualcosa di interessante, sennò sta foresta è inutile. Oh, nella foresta bianca. Qui viviamo in armonia con i Pokémon. Ascolta anche tu la voce della foresta. Anche lei ti sta dando il benvenuto, frate. La droga. La droga fa male. Sto facendo ricerche sulla foresta e sui Pokémon che la abitano. Pare che ci sia persino un Happiny. Che cazzo è? Tipo un Happy Meal? Se trovi un esemplare di Happiny in questa foresta, vieni a mostrarmi. Non ti preoccupare, mo lo portiamo. Frate, è pieno. Che cazzo è Happiny? Vabbè, lo cerchiamo. Lo troveremo. Obiettivo Happy Meal. Eccolo. È bellissimo. È tipo un Clefairy. Vorrei proprio mangiarlo. Vai, usa la Velox Ball, frate. Giusto perché è nel meme. E accelerando non dovrebbe fallire. 1, 2, 3, preso. Ah sì, Happiny. Happiny che non entra. Stai scherzando? Ma stai scherzando? È diventata inutile. Allora, ti prendo con una Mega Ball perché sono fuori di testa. Ma diverso da loro. No, frate, è un Pokémon leggendario. Rate di cattura zero questo Pokémon. Sì, ma stai scherzando? Mi vuoi far credere che io mi allontano per accendere la telecamera e tu ti catturi? Non mi fai vivere questo meraviglioso momento? Gli piace trasportare una piccola roccia. Non è vero. È un rapper di Milano, ci sta. A volte cammina tra i piedi degli altri facendoli inciampare. Ma che cazzo vuoi? Sì. Happy Meal, eccoci qua, benvenuto. Sicuramente è inutile tutto ciò che sto facendo, eh sì. Cioè, è proprio una cosa che non servirà perché mi darà una bacca. Ma dammi Happy Meal. Boh, lei da cazzo un attimo, Yale. Ciao, Happy Meal. Ti prego, non mi dà una bacca, ma dammi il segreto finale della foresta di Bianca. Sì, ce l'ho. Ce l'ho, non pensavo ce ne fossero, ce l'ho. Sì, oggi. Chi se lo sarebbe aspettato di trovare? Assurdo. Mi è venuta voglia di farti un regalo. Ti prego, non una bacca. Ti prego, non una bacca. Ti prego. Non te voglio mai più vedere. Ma che cazzo serve sta città? Sta foresta? È la foresta per eccellenza? Sicuramente poi... No, frate, è impossibile. Sicuramente dopo ci sarà qualcos'altro. Andando avanti. Sicuro, al 100% per forza non ci credo. Che non c'è niente. Vabbè, io proseguirò. Se cerchi relax in mezzo alla natura, la foresta bianca ti dà il benvenuto. Frate, non me voglio drogare. La foresta cambia a seconda della gente che ci vive. Osservando queste trasformazioni mi rendo conto che siamo organismi viventi. Che significa, frate, che significa? Molti amanti della natura vengono a stare nella foresta. Boh, frate, è inutile. Sicuramente ci sarà il segreto della foresta bianca nascosto dietro gli alberi, però... Ma se io vado giù... Oddio, ma questa è forza, chi l'aveva vista, oh? Non vorrei sbagliare. No! Ovviamente ho sbagliato. Secondo me è così, così e poi così. Per forza. Ma come lo tiro giù? Ok, il mostro dei puzzle, sì. Il mostro dei puzzle, ecco come mi dovete chiamare. Tanto sarà bacca merda. Upgrade, vabbè, sì. Che te devo dire? Dammelo uno strumento inutile, 7 pia. Se io proseguo qui... Ah, vedi, ci sono altri momenti di roccia. Ma sicuramente qua... Come cazzo faccio a farla arrivare là? Così, certo, 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 dreddone. Certo, dreddone. Certo, dreddone. Ok, ma il fatto è che se vado qua, che roba è? Qua c'è uno strumento nascosto al 100% per... Non è molto nascosto, in effetti. Oh, veleno shock e GG, eh. A luce, secondo me, si vorrebbe divertire. Marowak R57. Qui c'è una situazione particolare, raga. Particolare la situa. Se io continuo a salire, no? Vedi, sono tutte queste zone pseudo nascoste. Stranissima questa parte. Che cos'è? Ah, ho...
Ma questo è dove stavamo? No, impossibile. Tecnicamente, secondo me, qua è mezzo finito. Dove siamo arrivati? Dove siamo? Che cos'è? Percorso 15. Perché è pieno dei camion? Oh no, che cos'è? Ah, il poke trasporto. Adesso lo vediamo. Oh no, si è infinito. Ah, ok, qua sono partito sopra. Ok, ok, va bene, va bene. Ha parlato in giapponese. Caio, Caio, non puoi essere di Suzuka, santo Dio. Che mi parlano certe volte in giapponese, certe volte... Perché sono dei turisti? Ok, via, via, via. Ancora che mi parli... Qualcuno me lo traduce, per favore? Allora, poche trasporto, vorrei solo in realtà vedere... Che cos'è? Non vede. Oh no, la professoressa. Sei qui in visita? Non è così, allora cosa ci fai qui? Stai facendo un viaggio per allenare Pokémon, però... Questa è la tua scheda allenatore. Secondo me è una cosa online questo poche trasporter. Oh, hai già tutte le medaglie, sono pazzo. Professor Park? Chi è? Park Jisung? Che non è una bestemmia, eh. Oh no, stiamo andando nel professor Park? Posso disturbarla, professore? Questo allenatore ha tutte le medaglie, holy shit. Sarà sicuramente in grado di farlo funzionare, che cosa? Questa invenzione è straordinaria, ma senza un allenatore professionista, bro, ho 8 medaglie, ho fatto il culo a tutti, ho dei Pokémon leggendari, ho di tutto. Formidabile. Oh, frate, calmo. Oh! Madonna, quanta felicità! Che giorno straordinario, attendevano il mio arrivo da chissà quanto tempo. Sono il professor Andrea Parco. E tu sei? Gennaro, frate. Vuoi partecipare a un grande esperimento che rivoluzionerà il mondo, boh, sì? Questo dispositivo è il Poké Trasporto. Mette in collegamento molecole di tipo DS, richiamando particelle di energia di Pokémon lontani, corrispondono l'alfa radioattivo coi Pokémon. Ma frate, ma che cazzo vuol dire? Questo dispositivo permette di prelevare Pokémon da altre regioni. È inutile. Due console. Un posto inutile, cazzo. Dimmi che qua dentro c'è qualcuno che mi vende la droga. Non è che per caso hai catturato detto? Io ho Rotom. È carino questo scambio, in realtà. Se non sbaglio, qua ho visto tutto, raga. Dovrei proprio aver visto tutto. Quindi poche trasporto inutile, quello è inutile. Oggetti nascosti non ci sono. Non tornerò lì nell'erba perché non mi va a sentire. E vede un Pokémon di merda al 98. Abbiamo finito. Frate, è finito. Sto pensando di andare dalle parti del percorso 13 a cercare un nuovo Pokémon che mi accompagni nei viaggi. Perché proprio nel percorso 13? Che cos'è? Prendo nota di quello che la gente compra al distributore. Ma sai pazzo? Non la volevo! Non la volevo! Sto spendendo i soldi uno dopo l'altro. Ma che è sti ingresso? Sono rimasta senza fiato di fronte alla visita del ponte. Ah, c'è il ponte meraviglia, è vero. È il Niño Maravilla, sì. Assolutamente. Non attraverserò. Vi abbandono qui all'ingresso del ponte meraviglia, che ci porterà poi finalmente a Bosco Smarrimento. E poi abbiamo finito l'esplorazione di Unima. Ma manca ancora una cifra di roba super confusa. Sì, veramente super confusa. Però l'importante è che siamo quasi vicino al primo obiettivo post Lega, cioè vedere tutto. Una volta che abbiamo visto tutto, finiamo tutte le cose che ci sono. Io spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo appuntamento, se riesco sabato, altrimenti settimana prossima. Grazie mille a tutti. È stato un piacere per me, spero anche per voi. Ciao.